Salve a tutti e bentornati sul canale di Thunder Nick. Dopo aver svelato il nuovo stadio e aver finalmente riscattato Piccoli, è il momento di entrare nel vivo del calciomercato. In questo video, la prima parte, con già alcuni colpi pesanti sia in entrata che in uscita. Voi come sempre lasciate like e commento al video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Buona visione! Vediamo gli obiettivi di questa stagione. Ingaggia due giocatori per il vivaio nel ruolo di difensore, ok, anche se forse era meglio più avere dei centrocampisti centrali, visto che di difensori ne abbiamo già portati su due e anche promettenti, e in più abbiamo anche un terzino promettente. Poi ingaggia almeno tre giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Cioè, questo è il tipico obiettivo che almeno una volta a tutti capita nelle carriere, ma è più vai avanti più è odioso perché andando avanti i giocatori con meno di 20 anni sono solo i regen e a me non piace acquistare i regen delle altre squadre, mi limito a tirare su quelli che trovo io con l'osservatore e tirarli su dal vivaio. In più averli con potenziale migliore di quelli che abbiamo già è molto difficile come cosa. Qui addirittura ne vuole tre. È vero che noi puntiamo molto sui giovani, però cioè adesso meno di 20 anni, cioè se andiamo a prendere un 21enne e un 22enne, mi sembra che non cambi molto, però la dirigenza vuole questo, ma è anche priorità alta, però io sinceramente non lo starei molto a sentire. Poi acquisto un giocatore proveniente da fuori Europa, anche qui noi abbiamo incentrato un progetto con solo giocatori italiani, quindi direi di non seguirlo. E non sarà facile perché sono i due obiettivi principali secondo la dirigenza, visto che gli altri sono con priorità bassa. Non ci chiedono l'Europa e questo è molto realistico perché comunque l'anno scorso rimettevamo piede in A, è vero. Che poi abbiamo concluso con un bellissimo nono posto, incredibile, però è giusto terminare a metà classifica anche quest'anno e magari puntare all'ottavo per poi puntare dal settimo in su alla stagione ancora dopo. Poi vogliono che aumentiamo il valore del club ulteriormente, questa volta di un altro 30% in due stagioni, questo direi che non c'è problema visto che siamo già riusciti ad aumentarlo del 50%. In poco tempo. Di budget avremo 30 milioni che non sono pochi. Intanto mandiamo di nuovo l'osservatore in Italia, questa volta con mentalità difensiva. Poi Rizzo viene cercato dal San Paoli, però solo in prestito con diritto di riscatto. E io non lo fisserei ora che vale così poco, quindi intanto chiediamo se gli va bene il prestito secco, probabilmente no, però intanto mandiamo il nostro assistente a sondare un po' il terreno. Poi l'Empoli ha ricevuto un'offerta per Vicario che ci interesserebbe dal Wolfsburg, 20 milioni e 9, bella offerta. Detto questo, vedendo che Sirigu sta calando di overall, come è normale che sia a 37 anni, io proverei a fare una mezza follia. Con Ciocci ovviamente sul mercato, metterei Moro in prestito in attesa di portare su il giovane dalla primavera come terzo e puntare a Vicario, appena retrocesso con l'Empoli. È un 80 a 27 anni, al massimo del suo rendimento probabilmente. E mi è sempre dispiaciuto che abbia lasciato il Cagliari perché mi piace davvero tanto. Se non lo prendiamo ora, non lo prendiamo più, secondo me, perché comunque poi va avanti con l'età, invece ancora forse a 81-82 può arrivarci. Comunque un portiere a 27 anni di solito è all'apice della carriera e costa, perché costa, però voglio alzare il livello della squadra. Per abbassare il prezzo proverei anche a inserire Ricci, a utilizzarlo come pedina di scambio. Ci mettiamo un 5% di rivendita e proviamo con 14,9 e
Vediamo cosa dicono. Non vogliono Ricci. Possiamo provare con Makumbu, che non è cresciuto come ci aspettavamo, con 17-9 più Makumbu. Hanno bisogno di tempo. Cioè, vogliono 17-9 ma senza Makumbu. Vabbè, questo è uno dei soliti bug di FIFA. Non ha assolutamente senso. Gli avevamo offerto la stessa cifra più Makumbu e noi accettiamo. Per una volta un bug di FIFA lo sfruttiamo noi, anche se neanche troppo, perché comunque, come avete visto per il Cagliari, nella realtà quando è retrocesso, che i prezzi erano al ribasso, anche l'Empoli è costretta a svendere, anche se neanche troppo, i propri giocatori. Ruolo ovviamente cruciale, 4 anni mi sembra giusto, la clausola non ci piace. Ora proviamo con 15.000 più 150 e vediamo se lo accontentiamo. Mi sembra un'offerta equa, speriamo che ora il pollice sia verso l'alto e Vicario torna a vestire la maglia del Cagliari, questa volta da protagonista, prezzo ovviamente buono e lo andiamo subito ad inserire tra i titolari, anche se lui, non lo sapevo, sta disputando gli europei con l'Italia, bellissimo. In effetti l'Empoli in Serie B non si poteva permettere uno dei portieri della nazionale, quindi alla fine l'ha svenduto, ma neanche troppo, giusto 1,5 milioni in meno del suo valore. Mentre Moro è contento di andare in prestito, una scelta razionale e lui altrettanto razionale l'ha capita. Intanto ci aumentano il budget, anche se noi già abbiamo attinto particolarmente da esso. Il Valladolid su Viviani e l'Erta su Ricci. Io direi che Viviani rifiutiamo tranquillamente perché non sarebbe un upgrade per lui e in più a me piace come giocatore perché in mezzo è abbastanza duttile, dalla panchina si comporta bene, mentre Ricci con poco potenziale, chiamato solo per fare cassa, qui l'Erta ci offre quasi il massimo che possiamo chiedere, anche se io preferivo inserirci anche un 5% di clausola per vedere se poi magari in un certo modo possa esplodere in futuro e magari racimolare qualcosa in proporzione. E accettano. Vediamo se ora lui accetterà di volare subito in Germania. Il Getafe sulle tracce di Calafiori non sarebbe anche per lui un miglioramento, in più è il nostro titolare, comunque è un 74 a 22 anni, quindi rifiutiamo tranquillamente. E intanto arriva un'offerta per Altare dal Crystal Palace, porca miseria, questa ci devo pensare, perché lui è il nostro capitano, è vero, però a 25 anni, un 75, cioè qualche giocatore iniziale del Cagliari vorrei anche portarmelo dietro. E uno sicuramente sarà Dossena perché è fantastico, è il migliore della squadra, a prescindere dall'overall. Però è la Premier, è la Premier. E se chiama Altare, non penso che Altare rifiuti, anche se in questo momento è il nostro capitano. Non lo so, nella realtà non sta trovando spazio a discapito proprio di Dossena. Qui no, perché comunque Dossena ha almeno 10 punti di overall in meno. Però è bella offerta, bella offerta. È anche vero che le alternative non mancherebbero perché in testa ho già due possibili papali sostituti. Quindi non lo so, ci devo pensare. Se riusciamo a strappare un buon prezzo, direi che anche Altare può partire. Allora, io ci ho pensato, Altare, ok, è il nostro capitano ed è uno degli ultimi rimasti rispetto alla rosa originaria, ma il nostro talismano è senza alcun dubbio Dossena, che rimarrà da qui alla fine, anche come 31esimo in rosa. E quindi Altare, che riceve un'offerta dalla Premier League, si può sicuramente sacrificare e lui rifiuta.
Penso sia ben felice di volare in Inghilterra. Ora proveremo a strappare almeno 7 milioni e mezzo. E accettano subito 7 milioni e mezzo. Comunque 2 milioni in più del suo valore attuale non sarebbe male. Intanto questo è il giovane Ricci che vola in Germania. Ha fatto bene nelle giovanili, ma per noi non era abbastanza per la prima squadra, ma comunque ci fa guadagnare abbastanza dalla sua cessione. Curfalidis ha bisogno di andare in prestito per migliorare ulteriormente e questo è il nostro ormai ex capitano Giorgio Altare che ci saluta. C'è un po' di dispiacere, però comunque la situazione, l'occasione era allettante sia per lui che per noi. Ora noi abbiamo 21 milioni, nonostante l'acquisto oneroso di Vicario, ma comunque sono entrati anche un po' di soldini da queste ultime due cessioni. E come prima cosa dobbiamo assolutamente acquistare il sostituto di Altare. La scelta ricade su Caleb Okoli, che nella realtà non sta trovando più spazio all'Atalanta e anche qui nella nostra carriera non ha trovato spazio finora a Bergamo, tant'è che era stato mandato in prestito all'Hoffenheim, ma l'Hoffenheim non l'ha riscattato, quindi è tornato nuovamente all'Atalanta. Il prezzo non è altissimo, comunque ha lo stesso overall di Altare, ma 3 anni in meno. Lo stipendio non è bassissimo e vediamo cosa riusciamo a fare. Noi proviamo una trattativa aggressiva da 9 milioni più il 5%, vediamo, e infatti Gasperini si incavola subito. Intanto offerta per il prestito, però con diritto di riscatto per Kurfalidis, questa volta dal Ghent, comunque sarebbe un livello in più rispetto al prestito al Pisa. Però vogliono il diritto di riscatto. Noi mandiamo l'assistente a tentare un prestito secco perché il riscatto sarebbe basso. Comunque per lui è, diciamo che è l'ultima possibilità per fare quel salto di qualità che ancora non ha avuto, perché a 21 anni è ancora solo un 65, troppo poco per la nostra squadra. Intanto Rugani, che era svincolato, si accasa all'Arsenal, quindi non era realistico poterlo inserire in squadra visto che ha accettato uno stipendio da 68.000 euro a settimana. E noi riproviamo con Okoli, questa volta offriamo 10 milioni più il 5%. E questa volta accettano bene, comunque meno del suo valore attuale. Ora il problema viene con lo stipendio, proviamo un po' ad abbassare le sue pretese. Chiede importante e ci sta. 5 anni va benissimo perché così magari spalmiamo l'ingaggio su più anni possibile. Niente clausola, ma siamo noi a dover offrire. Noi proviamo con 20 e 200, sicuramente saranno troppo pochi. E invece accetta subito. Benissimo. Ci becchiamo anche una inutilissima A come giudizio. Ora vi spiego perché ho scelto proprio lui, perché ha 88 di forza, ma soprattutto 81 intercettazione e 77 contrasto in piedi, visto che comunque noi l'affondo, il contrasto lo tentiamo sempre, magari con lui aumenteremo l'efficacia. Abbiamo Lovato che comunque è robusto ma anche veloce e Okoli che è molto meno veloce ma ancora più robusto. Dopo questo colpo in entrata abbiamo comunque altri 10 milioni. Aspetto un attimo per investirli, ma l'obiettivo è già chiaro ed è un'occasione. Ma prima avanziamo un po' per vedere eventuali uscite. Il nostro assistente fa bene l'unico compito che ormai gli affibbiamo e torna dal Belgio con una proposta accettata per il prestito secco di Kurfalidis. Quindi noi andiamo a trattare sulla percentuale di spartizione dello stipendio, anche se comunque marginale, 50 e 50 va benissimo. Io penso proprio che lui accetterà la destinazione perché comunque gli permetterà appunto di
tentare il tutto per quel salto di qualità che gli chiediamo. Offerta per Gaetano. Non ci penso due volte e rifiuto subito. Finalmente l'offerta per Ciocci è comunque squadra importante perché il Portsmouth. Wow, che offre anche abbastanza e quindi accettiamo subito e noi comunque siamo contenti per lui che vada in una squadra comunque famosa anche se decaduta. Questo è Kurfalidis che se ne va in prestito e Ciocci accetta subito di andare in Inghilterra. Intanto il Tolosa è su Bianco, che però non è in lista prestiti perché c'è Marchetti. Lui ha addirittura il potenziale per diventare speciale e a 18 anni è già un 67 e probabilmente già quest'anno poteva entrare nelle nostre rotazioni, anche se abbiamo per carità Dossena ma anche Obert che è un 70 e in più diritto di riscatto assolutamente no, assolutamente no. Quindi a questo punto direi di rifiutare direttamente. Quindi o lo mandiamo magari in Italia per una stagione, che ne so, da big in Serie B, big tra virgolette, per monitorarne meglio la crescita, o se no rimane con noi.